Roberto Andò, che effetto fa ricevere questo premio al Bifest? Che vuole che faccia? Un premio intitolato a un grandissimo uomo di cinema che ha rinnovato la commedia, che ha rivelato nei suoi film il carattere degli italiani, che ha saputo stanare questa convivenza di tragico e comico che c'è nella vita, e qui, è in più un amico, Mario Monicelli, quindi è un premio molto gradito. A proposito di tragico e comico, com'è stato unire, come le è venuto in mente di unire un attore del calibro appunto di Tony Servillo con Ficarra e Picone, che sono comunque due mattatori della commedia? Beh, insomma, io da molto tempo che pensavo di fare un film con Ficarra e Picone, perché li considero due grandi attori tout court. E quando poi ci siamo soffermati su questa idea di Pirandello, è stato naturale coinvolgere Tony Servillo, con cui ho fatto già due film, questo è il terzo, e devo dire che si è formato un trio sorprendente e di grande armonia sul set, cioè è una convivenza naturale quella tra i grandi attori, quindi si sono trovati straordinariamente e soprattutto nel tono. Un'ultima domanda sulla stranezza, appunto. Che tipo di studi ha fatto per delineare il film? Ci sono approfondimenti storici, ci sono appunto riferimenti storici ben definiti, oppure c'è finzione? No, il film racconta alcuni fatti veri, e quindi per esempio il fatto che Pirandello nel 1920 avesse fatto un viaggio in Sicilia per onorare l'ottantesimo compleanno di Verga, e alcuni rapporti importanti della sua biografia, quello con la balia, e ovviamente un impianto anche fantastico. Però per fare, diciamo, congetture ci vuole molto studio, e io ho tutta la vita che frequento Pirandello. Va bene, grazie, ancora complimenti per il Grazie, premio. grazie a te.